Per noi è ormai diventato un appuntamento fisso, da circa 4 anni continuiamo a partecipare a questo evento e devo dire che ogni anno è sempre più interessante. Dopo una piccola parentesi durata 2 anni, ma devo dire che Richmond poi è stato anche capace di reinventarsi e rimaginarsi con gli eventi virtuali e poi gli eventi blended. E oggi siamo nuovamente in presenza e devo dire che è sempre un piacere poi tornare ad incontrare le persone, un po' di imbarazzo magari se si stringe una mano, se si dà un pugnetto o se si mette la mano sul cuore, però effettivamente il contatto umano resta qualcosa di molto importante. Dal punto di vista della targetizzazione degli appuntamenti che mi sono stati fissati, le aziende che ho incontrato, le richieste che avevano, gli interessi erano effettivamente in linea con quanto noi proponiamo. Anche gli interventi, i business show sono stati molto interessanti, arricchenti direi. Hanno anche favorito la conoscenza e la creazione di rapporti interpersonali con le altre persone che c'erano. Quindi sì, direi che l'esperienza è positiva e sicuramente da replicare. Avviare adesso un'attività di e-commerce da zero non è semplice, non lo è in Italia, non lo è in Europa, ancor meno nel mercato mondo. Per cui è sempre un'attività che, contrariamente a quello che viene un po' promosso facilisticamente, come un'attività che si può partire senza competenze o con piattaforme ad un euro, ecco, non è assolutamente questo. L'e-commerce richiede consapevolezza. Sostanzialmente nel proprio modello di business, sui propri risultati e soprattutto sugli impegni concreti che derivano sia dalle normative che proprio dai fattori generali che devono essere messi in campo affinché un'impresa non possa soltanto nascere ma possa anche continuare ad esistere e resistere nel tempo. Quello che l'Europa ci propone è l'idea di un mercato digitale unico che viene regolamentato da normative uniche, quindi c'è una certa facilitazione anche per chi parte dall'Italia a pensare in grande.